E chi siete voi, paladino di Francia? Salomon di Bretagna, sire. 5.000 cavalieri, 35.000 fanti, 1.800 i servizi, 5 anni di campagna. Sotto quei bretoni, paladino. E chi siete voi, paladino di Francia? Ulifieri di Vienna, sire. 3.000 cavalieri scelti, 7.000 truppa, 20 macchine da assedio, vincitore del Pacano, fiera braccia, per grazia di Dio e gloria di Carlo, re dei Franchi. Ben fatto, bravo, il viennese. Magrolini quei cavalli, aumentategli la biada. E chi siete voi, paladino di Francia? Bernardo di Montpellier, sire, vincitore di Brunamonte e Califerno. Bella città Montpellier, città delle belle donne. E chi siete voi con quello stemma che conosco? Alardo di Dordona, del duca Amone. In gamba, Alardo. Cosa dice il papà? E chi siete voi, paladino di Francia? Ruggero Capocaccia Orsini, dei cavalieri di Vallombrosa, marchese di Peretola e conte di Campi. 60 galline, 3 maiali, 800 pecore e 9 mucche. E siamo tutti qui per voi, sire. E voi? Voi lì, messo su così impulito, chi siete voi? Io sono Agirulfo, emo Bertrandino dei Cul di Verni e degli altri di Gorbentraz e Suda, cavaliere di Selimpia Citeriore e Fez. Dovessi ricordarmi il nome di tutti, starei fresco. Perché non alzate la celata e non mostrate il vostro viso? E qua voi? Paladino? Com'è che non mostrate la faccia al vostro re? Perché io non esisto, sire. Questa poi. Adesso ci abbiamo in forza anche un cavaliere che non esiste. Fate un po' vedere. Ma quante se ne vedono. E com'è che fate a prestar servizio se non ci siete? Con la forza di volontà e la fede nella nostra santa causa. Già, ben detto. È così che si fa il proprio dovere. Per essere uno che non esiste, siete in gamba.